la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Francese sono state date le interpretazioni più svariate. Per il premio Nobel per la biologia Jacques Monod, per esempio, il maggio era una rivoluzione sartriana. Professor Valentini, ci può spiegare il senso di questa affermazione? A parte il dato elementare della partecipazione di Sartre alle manifestazioni del 68, lui andò alla Sorbona, parlò con gli studenti, si interessò lungamente poi del fenomeno, ritenne che il 68 anche nella sua biografia era stata una svolta, però a parte tutto questo c'è una ragione più intrinseca, e cioè indubbiamente il movimento del 68 francese, ma anche di altri paesi, perché ricordiamoci il movimento fu largamente internazionale, in qualche modo ripercorreva un itinerario che Sartre aveva descritto nella Critica della ragione dialettica, vale a dire la rivolta, possiamo dire, contro il costituito. Sartre vedeva infatti nella ragione dialettica, nella Critica della ragione dialettica, il costituito, l'istituzionale, come qualcosa di negativo, come qualcosa di sclerotico, come qualcosa addirittura di infernale sotto un certo profilo. Contro questo costituito oppressivo, Sartre ipotizza o perlomeno ritiene che si possa immaginare, per rendere intelligibile il movimento storico, si possa immaginare una rivolta globale, quella che lui, in sede di Critica della ragione dialettica, chiamava gruppo in fusione. Il maggio poteva sembrare un caso particolare di quello che Sartre aveva chiamato gruppo in fusione. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'État va s'agrat élever, l'État va s'agrat élever. Attendez-vous dans la campagne, l'usure fait par où ces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, qui gonflaient vos fils en campagne. Che cosa è il gruppo in fusione? È per esempio la folla che prende la Bastiglia. Questo è l'esempio che fa Sartre. In quel caso, dice lui, non vi sono gerarchie, non vi è nulla di inerte, vi è semplicemente questa libertà in atto, cioè questa libertà in atto che celebra se stessa, cioè dire l'uomo che finalmente ritrova se stesso contro il costituito.
Naturalmente Sartre sa molto bene che le cose non si fermano qui e al gruppo in fusione succedono delle altre formazioni di carattere sociale che lui chiama il giuramento, fraternità e terrore, l'istituzione, l'organizzazione, in cui invece c'è una sorta di degrado, cioè a dire il gruppo in fusione poi per tener ferma quella che era la sua ispirazione profondamente libertaria, ha bisogno di organizzarsi. Ebbene, questa organizzazione però a un certo punto degrada verso una situazione nuovamente da pratico inerte, quella che Sartre chiama la serie. Cioè la serie significa l'uomo ormai solo accanto ad altri uomini soli. Fa il famoso esempio Sartre delle persone che aspettano l'autobus, che lui vedeva dalla finestra vicino alla chiesa di Saint-Germain-des-Prés, aspettano l'autobus, però ciascuno è un uomo solo, tra loro non c'è nessun rapporto. Ebbene, verso la serie va inevitabilmente a parare anche una società che in un primo tempo si era manifestata come rivolta e come gruppo in fusione. E quindi si attenderebbe un secondo gruppo in fusione. E qui Sartre si domanda se questo andamento, che poi è ciò che rende intelligibile la storia, non sia un andamento circolare necessario. Sartre ha teorizzato l'impegno politico degli intellettuali. In questo senso il 68 gli appare come la manifestazione concreta, l'occasione storica per l'incontro tra gli intellettuali e le masse. Un cortocircuito che, peraltro, si stabilisce solo in occasione delle rivoluzioni. In che senso si può parlare del maggio francese come di una rivoluzione? Dunque, il termine rivoluzione ebbe largo corso nel maggio e larghissimo corso in Sartre. Sartre parlava sempre di rivoluzione. E rivoluzione nella accezione, diciamo, più globale a cui si accennava poco fa. Non era in sostanza la rivoluzione di Marx, che aveva una nota di origine hegeliana, una nota storicistica. Non era nemmeno la rivoluzione di Lenin, che era una rivoluzione molto politica, e invece una rivoluzione nel senso di una contestazione globale, cioè, per Sartre naturalmente, la contestazione di un mondo costituito e anche di una cultura costituita, cioè Sartre parlava, si riferiva al maggio come rivoluzione anche in questo senso, nel senso cioè di una rivoluzione contro la società che era allora la società della Francia gollista, ma anche contro una cultura che secondo Sartre era una cultura in qualche modo sclerotica, più o meno lui dice questo, ma soprattutto una cultura pienamente intonata con
una situazione di dominio sociale che era la situazione della Francia del suo tempo e in genere del mondo borghese. Qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité de l'intellectuel dans son action et qu'est-ce qui fait qu'un homme est ou devient un intellectuel? J'ai évolué sur cette question comme sur beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a un intellectuel classique dont j'ai fait partie et dont je fais hélas encore partie. Et puis un intellectuel différent qui est apparu au mois de mai 68. Alors j'ai considéré que l'intellectuel classique, c'est celui que nous avons tous connu, nous sommes nés, nous sommes formés des intellectuels classiques, c'était au départ quelqu'un qui se recrutait dans un secteur que j'appellerais celui des travailleurs spécialistes du savoir pratique. Ce sont des gens qui ont comme métier de constituer des données techniques ou pratiques d'une manière quelconque à partir d'un savoir scientifique. C'est donc ceux qui vont du savoir scientifique au savoir proprement du médecin ou de l'ingénieur. Mettons que le savant qui travaille en Amérique à la bombe atomique ou à des armes nouvelles qu'on exécute, qu'il exerce au Vietnam, qu'on essaye au Vietnam, est particulier dans la mesure où il fait ses armes, puisqu'il les fait pour le Vietnam, et de manière plus générale pour l'impérialisme américain. Cependant, qu'il est quand même universel, en ce sens qu'il applique à ses armes particulières un savoir universel, où il saisit cette contradiction en lui, qui ressemble beaucoup à la contradiction de la conscience malheureuse de Hegel, puisqu'il y a aussi l'universel et le particulier dans cette conscience malheureuse hegelienne. Et il se trouve là, devant une contradiction qu'il ne peut pas résoudre. Ça, c'est l'intellectuel classique. À partir du mois de mai, est arrivé quelque chose de très particulier. Le mouvement étudiant qui a commencé les événements de mai est descendu dans la rue et a contesté un certain nombre de choses. Il a contesté en particulier le cours magistral, le savoir égal pouvoir des professeurs, l'action de l'État dans la culture, le fait qu'elle était particulière, réduite à un certain nombre de gens, alors qu'elle aurait dû être universelle, c'est-à-dire aller à tout le monde. Et on s'est aperçu qu'à travers tout ça, ce qu'il critiquait, c'était l'intellectuel classique, entre autres. Il critiquait beaucoup d'autres choses, mais ce qui était contesté là, c'était l'intellectuel classique. Alors, qu'est-ce qui fait, à ce moment-là, qu'il est intellectuel? Je pense que dans une société socialiste telle qu'on pourrait la rêver, il n'y en aurait plus d'intellectuel. Précisément parce que cette contradiction n'existerait plus du tout. Actuellement, ceux des intellectuels qui ont compris ce que je dis sont avec les masses et simplement, quand la situation le demande, peuvent mettre au service des masses, c'est-à-dire de l'universel concret, leur tendance à l'universalité due à leurs études. Il est encore possible que l'intellectuel serve les masses en leur donnant ce qu'elles peuvent demander. Et qu'il a, tel est le premier principe, de ce qu'est le nouvel intellectuel. All'indomani dei primi scontri tra studenti e polizia nel quartiere latino, Sartre pubblicò con Simone de Beauvoir un appello a tutti i lavoratori e gli intellettuali perché sostenessero moralmente e materialmente il movimento di lotta degli studenti. Il 12 maggio, tornando sulla questione, dirà: «Il vero problema per gli studenti è di trovare i collegamenti tra la loro lotta e quella delle classi lavoratrici.
perché, anche se partono da differenti motivazioni, la lotta è la stessa. Onorevole Castellina, perché in Francia come in Italia gli studenti di cui Sartre si fece interprete posero in primo piano l'alleanza con la classe operaia? Ma innanzitutto vorrei dire qualcosa su Sartre. Sartre fu certamente uno dei pochi grandi intellettuali, pochi all'inizio perché poi furono moltissimi, che si schierarono con il 68, anche se rileggendo oggi alcune delle cose che allora scrisse Sartre mi sembra che abbia voluto vedere forse cose che non c'erano. Per esempio Sartre insiste su questa questione della violenza del movimento. Il 68 non è stato affatto un movimento violento, è stato un movimento estremamente pacifico. La violenza è venuta 10 anni dopo, nel 77-78, quando dopo la sconfitta, la frustrazione del movimento, l'incapacità delle forze politiche di sinistra di dargli una risposta in positivo, dopo tante cose che adesso qui non è il caso di rintracciare. Ma il movimento non fu fatto violento, fu violento forse culturalmente, nel senso appunto della sua capacità iconoclastica, come dicevo prima, cioè nella sua capacità di dire voglio ricominciare a ricostruire questa società da zero, dicendo che i suoi valori attuali, quelli che ci vogliono imporre, non vanno bene, ma fu una violenza, come dire, culturale, non una violenza fisica. Lo dico adesso perché sennò su questo tema della violenza del movimento si può ridare un'interpretazione del 68 che non è giusta. Il 68 fu un movimento eminentemente maggioritario, che riuscì infatti non a caso ad avere un impatto sulla maggioranza della società, sia pure in forme indirette. La domanda perché la classe operaia? Beh, sebbene nel 68 confluissero movimenti di molte provenienze, il suo nucleo centrale era un nucleo di giovani che era passato per le file del Partito Comunista. Tutti i leader del 68, in Francia come in Italia, come in Germania, come ovunque, hanno quel tipo di formazione e dunque hanno chiaro il problema che la classe operaia è la classe che, per la sua collocazione sociale e dunque al centro, al cuore della produzione, è la forza decisiva per poter modificare la società, che non potrà mai essere modificata da figure sociali che vivono, come dire, al di fuori, che non sono al centro del cuore del sistema. E quindi rivolgersi alla classe operaia vuol dire, per un verso, rivolgersi a giovani che, in cui si ritrova un rapporto analogo, cioè giovani che sentono come opprimente l'ordine esistente. Intendo dire giovani operai, non operai tout court, perché nei giovani operai c'è una insofferenza anche per quella disciplina, per quel valore del lavoro alienato, che invece per la generazione precedente operaia erano stati dei valori. Quindi ci si rivolge a loro perché si sente che hanno un problema simile e ci si rivolge a loro perché si ritiene che la classe operaia sia il possibile motore, e senza di questa non può esserci, In un'intervista rilasciata durante le elezioni per l'Assemblea Nazionale, Sartre fa un primo bilancio degli eventi del maggio. Afferma: in un certo senso il movimento è fallito, ma è fallito solo per quelli che avevano creduto che la rivoluzione fosse a portata di mano, che gli operai avrebbero seguito gli studenti fino in fondo e che l'azione cominciata a Nanterre e alla Sorbona sarebbe finita con un'apocalisse sociale ed economica, che avrebbe provocato non solo la caduta del regime, ma anche il crollo del sistema capitalista. Era un sogno.
Perché in Francia il movimento studentesco è durato solo pochi mesi? In effetti le stesse parole di Sartre dicono che il fallimento c'è stato, ma rispetto a delle illusioni. Comunque, nell'analisi che lui poi ha fatto, lui constata che in effetti il movimento fu importante perché riuscì a estendersi al di là dell'ambiente studentesco. E infatti ci fu un'ondata di scioperi, probabilmente mai vista in Francia, fino a raggiungere i 10 milioni di lavoratori in sciopero. E parve a un certo momento che il potere stesso, il potere gollista, fosse in pericolo. E si era persino parlato, qualcuno aveva persino parlato di un eventuale governo provvisorio presieduto da Mendès France. Se non che le cose poi andarono come Sartre ricorda, e vale a dire si andò alle elezioni. E le elezioni fatte a fine giugno furono un trionfo per De Gaulle. E Sartre dice che le elezioni si inquadravano, per così dire, nel pratico inerte, cioè a dire era il pratico inerte che reagiva al gruppo in fusione e rimetteva le cose in ordine. In un altro più sostanziale senso, per Sartre il movimento è fallito perché non si è verificata la unione stretta dell'elemento studentesco e dell'elemento operaio. In pratica l'operaio pensava di più al miglioramento salariale che non alla rivoluzione nel senso in cui Sartre la intendeva. Lo studente invece aveva più chiara questa idea della rivoluzione, del cambiamento della società. La vita degli studenti e dei giovani di oggi è segnata dal conformismo. Lei auspicherebbe un maggio francese per le nuove generazioni? Ma io penso che il 68 sarebbe utilissimo per tutto. Io ne vorrei uno, due all'anno di 68 possibilmente, perché sono talmente tante le cose a cui serve una cosa. Quando dico una cosa come il 68 dico un momento di politicizzazione estrema, perché poi questo è stato il momento in cui la gente ha sentito che la politica era una cosa di tutti e non una cosa delegata a lor signori o a coloro che governano. E allora, ecco, il consumismo, tutto ciò che ci viene propinato avrebbe immensamente bisogno di una forza che lo mette in discussione e che lo contesti. Questo c'è, ma c'è senza quella capacità collettiva che ha avuto il 68, perché il valore del 68 è stato che da un gruppetto inizialmente minoritario ha avuto una capacità di contagio e di conquista immensa, cosa che oggi non mi pare che nessuna forza politica sia in grado di fare. Far politica è diventata cosa comune di tutti, e senza di questo sarà difficile mettere in discussione la forza di chi ci dice che bisogna, appunto, che l'ideale è andare a mangiare la merendina. Professor Valentini, che cos'è veramente grande di Sartre e che cosa resta oggi della sua filosofia? Sartre indubbiamente rimarrà come un grandissimo interprete del nostro tempo.
E qui questo vale per la sua opera letteraria e per la sua opera filosofica e per la sua opera anche di pubblicista. I vari volumi delle Situation sono certamente una testimonianza di altissimo livello di un intellettuale il quale, come gli disse in un'intervista Simone de Beauvoir, è stato sempre dalla parte degli oppressi, dalla parte dei dannati della terra. Per quanto concerne poi la ragione dialettica, la critica della ragione dialettica, io credo che vi è in Sartre un elemento problematico, cioè considerare l'istituzione, considerare il costituito sempre come qualcosa di negativo, come qualcosa di infernale, e non invece in senso hegeliano, cioè dire come una alienazione necessaria, ma che può anche arricchire la libertà e non semplicemente comprometterla. E invece Sartre riteneva che il pratico inerte non fosse dialettico, ma fosse l'antidialettica. Cioè a dire, c'è in lui questo due che ripete un po' il due dell'être et le néant, il due di per sé e in sé. Tuttavia, nella analisi che Sartre fa dei collettivi, cioè del pratico inerte, delle varie forme del pratico inerte, e anche, forse ancora di più, dei passaggi che vanno dal gruppo in fusione alla serie, e queste analisi sono come tali degne di grande attenzione e certamente noi le riprenderemo nelle nostre riflessioni filosofiche.